E semmai dopo, perché non abbiamo molto tempo, ci sono altre due presentazioni. Dunque, il progetto di Raffaele è davvero molto interessante, è stato premiato da Italia Camp. Italia Camp, adesso chiamo Francesca Cima a raccontarci, non in sette, ma in due minuti, che cos'è. Perché subito dopo vi faremo presenteremo altre due start-up che sono state ugualmente premiate dalla sua organizzazione. Due minuti, Francesca. Posso rimanere in piedi così? Vabbè, noi abbiamo un PowerPoint, ma non so neanche se farvelo vedere, perché in effetti non voglio assolutamente rubare tempo a quello che è la giornata di oggi, che non è dedicata a noi, però ci tengo a dirvi questo, cioè quello che ha detto Raffaele è assolutamente, quando lui ha detto io faccio altro nella vita, però ci tengo a fare questa startup perché voglio contrastare la crisi in un qualche modo al sud, eccetera. Beh, noi più o meno vogliamo fare lo stesso, noi siamo un gruppo sempre più grande di ragazzi che fanno come attività nel tempo libero di volontariato. Abbiamo messo su questa associazione che si chiama Italia Camp e che non è una startup, ma forse in un certo modo lo è, nel senso la nostra idea è quella che esistano in Italia delle buone e delle ottime idee sia in ambito di business che di policy, che noi cerchiamo e raccogliamo. Abbiamo una partnership ormai sviluppata con più di 70 atenei su tutto il territorio nazionale che ci riconoscono come un interlocutore di riferimento, per cui noi parliamo appunto con i ricercatori, con i PhD, però anche con persone che non sono necessariamente in una rete universitaria, raccogliamo le loro idee. Abbiamo l'ambizione di aver creato il primo placement per le idee e non per le persone in Italia. Dopodiché queste idee chiaramente le scremiamo, le selezioniamo, facciamo un concorso, nel loro caso lo hanno vinto, non le scremiamo da soli, tra l'altro ci facciamo aiutare da delle giurie competenti e a quel punto ci affianchiamo in tutto e per tutto, in quello che possiamo, per quelle che sono le nostre competenze anche professionali, che sono chiaramente al di fuori dell'associazione, ma che portiamo e mettiamo a fattor comune all'interno dell'associazione, e cerchiamo anche con metodologia crowdfunding di portare a realizzazione queste idee. Chiaramente non siamo gli unici attori con cui loro si interfacciano, giustamente non chiediamo nessuna esclusiva, però ogni volta abbiamo un'opportunità, come può essere stata semplicemente quella di stamani la Fondazione Sistema Toscana organizzava questo evento, c'era uno spazio a disposizione, noi abbiamo mandato una comunicazione ai nostri ideatori, nel caso specifico quelli che avessero idee nell'ambito delle start-up digitali, e gli abbiamo detto volete venire a partecipare, abbiamo avuto tre idee che ci hanno detto sì, grazie, ci interessa, vogliamo venire, ma facciamo la stessa cosa nel momento in cui cerchiamo di portarli a parlare con le istituzioni, ci riusciamo perché mettiamo il nostro network personale e professionale, lo mettiamo in comune con loro, lo facciamo quando cerchiamo di portarli a parlare con investitori. Condividiamo con loro i successi e anche insomma le difficoltà e a volte anche no che vengono raccontati, però lo facciamo volentieri. E concludo solo dicendo che il nostro concorso è aperto anche in questo momento, l'edizione 2013, potete caricare l'idea fino al 28 di ottobre su www.italiacamp.it, e che i vincitori di quest'anno li porteremo a febbraio, tra l'altro, a fare un roadshow negli Stati Uniti, quindi insomma anche un po' spargete la voce magari. Grazie. Grazie Francesca.